Siamo qua, ancora qualche minuto di pazienza. Massimo, hai terminato la pizza? Sì, questa è la carta del macellaio. E va la tastiera. Processi, no? Faccio un minuto a casa. Non ci scherzare. Sì, sì, assurdo. Anche là. Guarda, se sedie altre sedie, cioè, non abbiamo nascosto la mano. Settato il nostro canale televisivo. Ma sai che forse non funziona perché la linea è bianca? No, non sto scherzando, non sto scherzando. No, no, purtroppo è wireless. Ah, ok. Ci qui qua. Neanche. L'altra gamba si riflettente. Bianco e bianco. Grazie.
abbiamo fatto il film. Se serve una persona le andiamo a recuperare. Tutti, buonasera, grazie di essere venuti. E, beh, sono contento che, come dicevo prima, siamo riusciti a fare il filone nonostante che ci fosse la partita e anche il risultato, vabbè, non è che ce ne frega più di tanto. Noi ce ne eravamo totalmente scordati. Ok. E, allora, questo siamo qui per il tech meetup di Codemotion. E, chi è che conosce Codemotion? Chi c'è mai stato? Chi c'è stato? Benta. Ottimo. Per chi non lo sa, Codemotion è un'azienda che organizza delle conferenze di tecnologia e su tutta la tecnologia IT, quindi linguaggi, tecnologie, piattaforme di sviluppo. E quello di oggi è un incontro focalizzato un po' più sulla parte dei videogiochi. E, infatti ci sarà Massimo Avvisati che ci presenta un talk su Processing, che è un linguaggio di programmazione basato su Java, molto usato nel campo della digital art, e lui ci farà vedere come si usa per i videogiochi e perché ci vuole convincere ad usarlo per fare i videogiochi. E l'altro talk invece ci sarà Valerio Riva, è uno sviluppatore di Interactive Project, che è un'azienda che fa videogiochi, e ci spiega come si fanno i plugin per Unity, per soprattutto per i device mobile, che pare sia un problema, insomma, non da poco. E io sono Andrea Ferlito, alle macchine c'è Suneo, il nostro community manager, e seguiteci sui nostri forum, sul blog e sulla community Google Plus che stiamo tentando di lanciare, quindi community Google Plus, in cui posteremo e metteremo tutti i contributi, le slide e i video. Adesso siamo in Hangout, quindi siamo in diretta streaming e basta. Lascio la parola a Massimo e i prossimi meetup seguiteci, normalmente ne facciamo un al mese, questo è l'ultimo prima dell'estate e poi riprenderemo a settembre. Grazie. Poi Massimo. Salve a tutti, grazie Andrea. Io sono Massimo Avvisati e sono un programmatore, essenzialmente ho iniziato a fare videogiochi parecchi anni fa all'epoca dei G2M, quindi Java per cellulari. Mi sono dedicato anche all'arte digitale, quindi ho aiutato artisti a creare delle installazioni interattive o anche creare dei prototipi per fare delle app, cose di questo tipo. Da un po' di anni ho conosciuto Processing, in particolare mi è capitato di conoscere il creatore di Processing, KSRS, uno dei due creatori, quindi ho avuto questa fortuna di che introducessero un linguaggio uno degli autori, e devo dire che è stata un'esperienza abbastanza
interessante, tant'è che il giorno dopo mi sono trovato al lavoro dove, appunto, dopo aver visto processi durante la notte, ho fatto una vecchia pubblicità del decaffeinato e ho detto a tutti, ma perché non me l'avete detto prima che era così buono? E devo dire che la cosa che mi ha colpito dei processi, che è quello che sto cercando di trasmettervi stasera, è la possibilità di finalmente di fare tramite Java, quindi tramite un linguaggio che già conoscevo perché appunto venivo da Java per cellulari, di poter accedere a tutte quelle funzionalità che prima per accedervi era estremamente complesso, specialmente in Java, ma che all'epoca bisognava sapere bene C++ e conoscere bene OpenGL, le librerie, bisognava avere parecchio know-how per poter avviare un semplicissimo progetto, una semplicissima visualizzazione. Processing è un ambiente di sviluppo, appunto è basato sul linguaggio Java, di fatto è puro Java, nel senso che è un'illusione quella di utilizzare un ambiente di sviluppo diverso da Java e di usare un linguaggio di programmazione diverso da Java, perché in realtà quello che noi scriviamo viene trasformato in Java e poi viene compilato e quindi eseguito. È stato creato all'MIT di Boston durante un workshop di estetica e linguaggio, quindi ha un'origine artistica. Pensato infatti per artisti, educatori, e io spero anche per fare videogiochi. Qui c'è anche Giorgio che insieme a me ad altri ragazzi abbiamo vinto il premio Filas, cioè il premio dello sponsor durante la Game Jam dell'anno precedente a questo, e l'abbiamo vinto grazie al processing, perché abbiamo fatto un'applicazione in realtà aumentata e soprattutto grazie a loro che erano ottimi grafici 3D e che quindi hanno dato ciccia al software. Spero appunto di catturare qualcuno di voi, di interessarvi all'uso di questo ambiente, questo linguaggio, e alla fine del talk, ricordatevi, se mi dimentico, vi chiederò insomma i contatti, venite da me, perché un obiettivo di questo talk è anche quello di catturare un po' di sviluppatori per iniziare a creare una libreria per fare videogiochi con processing, e vi spiegherò un pochino perché e come ho intenzione di farlo. Allora, adesso vorrei farvi vedere una serie di video di applicazioni, installazioni che hanno utilizzato processing per essere realizzate. Iniziamo. Allora, gli esempi che stiamo vedendo adesso sono dei lavori audiovisuali, delle installazioni che sono state realizzate in parte totalmente grazie al processing. Ad esempio, in questo caso, questo ad esempio è un simulatore di, appunto, di forme di vita che è creato con processing tramite una libreria che forse già avete sentito nominare, che è OpenCV, che serve per il riconoscimento delle superfici e dei blob, come si dice. Questa invece è una performance artistica, perché in effetti la cosa interessante di processing è che ha catturato la fantasia di molti artisti, quindi persone che inizialmente non pensavano di lavorare con tecnologia e con strumenti digitali, ma che poi, vista la facilità con cui riuscivano a rendere le proprie idee tramite il linguaggio processing, sono riusciti ad ottenere ottimi risultati. Quest'altra, diciamo, questa animazione, è un professore, Daniel Schiff, si chiama. L'altra animazione che avete visto invece è un'animazione realizzata tramite un sistema a particelle e una Kinect, quindi in quel caso processing ad esempio viene utilizzato insieme a un dispositivo come la Kinect. Adesso cercherò di farvi vedere altri esempi. Questo è un video realizzato da un bravissimo artista e programmatore che si chiama appunto Amnon Owed, che realizza degli ottimi tutorial
ad esempio, diciamo, il tutorial che sta un po' una svolta per quanto riguarda per me la realtà aumentata era scritto da questo ragazzo. E qui sono altri esempi di applicazioni creative realizzate con processi GradiNet. Devo dire che una cosa importante nel frattempo, mentre vediamo i video, vi racconto processing al software libero. La libreria di processing, cioè diciamo che processing come quando viene utilizzato all'interno dell'ambiente Java diventa in pratica una libreria Java e è sotto licenza LGPL, permettendo quindi di essere incluso anche in progetti commerciali che non hanno licenza libera. E, mentre il software in sé IDE è rilasciato sotto GPL. Un po' qui abbiamo, vabbè, insomma, potete immaginare. Andiamo a vedere un altro. Andiamo a vedere un altro esempio. Un altro video realizzato con sempre tramite processing e questo video ricorda anche che c'è una piattaforma che si chiama, allora innanzitutto il processing può essere scaricato e tutte le informazioni e la documentazione di richiesta su processing.org. Questo video ricorda anche un'altra piattaforma interessante che si chiama overprocessing.org, che è una specie di YouTube community di programmi fatti con processing, e non ricorda perché gli animaletti che state vedendo, e in particolare la medusa, questa bellissima medusa fluorescente, il codice sorgente è disponibile su questa piattaforma. Ed è una peculiarità di processing anche quella che di solito gli snippet di codice sono piuttosto piccoli e facendo copia e incolla uno c'ha già la medusa fluorescente. Invito a visitare Open Processing perché è una miniera di risorse di codici di tutti i tipi. Vabbè, quest'altro lavoro invece è di un incredibile artista che si chiama Flight 404 e devo dire che è una delle persone che ha intuito prima degli altri il potere di processing e ha iniziato a utilizzarlo per fare dei clip musicali e fare i propri lavori di arte visuale per mezzo di processing, che adesso è considerato un po' un guru della scena. Questa è un video musicale, quindi il suono condiziona l'andamento di questa sfera che si illumina e si anima. E in più appaiono anche il testo della canzone all'interno dell'animazione, come vedete. Quindi questo lo trovate su, dovete cercare Flight 404. Infine vorrei farvi vedere questa animazione, è troppo bella, si sviluppa. Vorrei far vedere una serie di immagini invece tratte dal sito di J.T. Nimoy, che è una delle persone che ha fatto gli effetti speciali di Tron. Lui ha utilizzato processing per diverse scene e in questa nella pagina dove trovate queste immagini, appunto, dove lui fa un report di questo lavoro, lui dice una cosa che tutti gli autori che usano processi, tutti gli artisti che usano processi, penso che abbia fatto piuttosto piacere, perché lui ha detto che quello che attualmente stanno facendo alla Digital Domain, che è l'azienda che ha fatto gli effetti speciali di Tron, non è così lontano da quello che fanno gli artisti della community di processing. Quindi quella è stata una bella botta vitale a chi aveva intenzione di proseguire su questo cammino. Evidentemente in questo caso processing non era solo, nel senso che è stato utilizzato per creare una serie di animazioni e poi queste animazioni in post-produzione sono state aggiunte
film. Quanti anni fa? Questo è l'ultimo Tron. Non so se 4-5 anni fa. E vabbè, questo giusto per, diciamo, un po' per correttezza, l'altro protagonista di questa scena di arte digitale, arte visuale, che dove sicuramente Processing è uno dei protagonisti, è Open Framework, che invece è un ambiente, diciamo, è una libreria, un ambiente per creare le stesse cose, però in C++, quindi un pochino con una curva di apprendimento un po' più elevata. Allora, qui c'è una bella mappa mentale, così vi racconto un pochino. Allora, innanzitutto, quindi, avete avuto alcuni esempi di processing. Adesso, effettivamente, che cosa si fa con processing? Come si lavora con processing? Innanzitutto, che cos'è processing? Processing è una... si può considerare una specie di... è un linguaggio che ha già di default una serie di primitive, in particolare primitive grafiche, quindi delle funzioni che permettono di realizzare grafica 2D e 3D, ha una... oltre a queste primitive grafiche ha una serie di feature particolari che servono, che adesso vedremo, sono particolarmente adatte per il game development. Comunque, appunto, andiamo a vedere. Quando installate Processing, Processing viene con già fornito di una serie di esempi che ogni release di Processing si arricchiscono. Addirittura, oltre a degli esempi fatti apposta, diciamo, dagli autori di Processing, ci sono anche interi libri, cioè tutti gli esempi che provengono da alcuni libri che sono stati pubblicati, che sono diversi, sono molti. Finiscono tutti in questa finestrella con gli esempi e sono la prima fonte di informazioni per l'addetto di processing, il programmatore di processing alle prime armi. Andiamo a vedere, vi farei vedere delle cose di live coding al volo, però c'ho la tastiera in remoto. Andiamo a vedere qualche esempiuccio qui. Questo è l'ambiente di sviluppo dei processi. Quando noi lo scarichiamo e lo installiamo, appare così. Qualcuno di voi potrebbe riconoscere. Chi riconosce questo editor, anche se non ha mai usato processing? Che cos'è quindi? Arduino, perché quando Massimo Banzi si chiedeva come iniziare il progetto Arduino, casualità parlò questo Casey Dears di nuovo, questo personaggio, questa specie di saggio che va in giro per il mondo a seminare saggezza. Che ha creato dei processi e gli ha detto: allora, innanzitutto fallo open source, quindi sembrerebbe che è stato lui a dirgli, a dargli l'idea, insomma. E poi gli ha detto: l'editor è tutto da noi, proprio è uno spirito di condivisione. L'editor non è altro che una versione modificata di un rich editor di Eclipse, quindi deriva da Eclipse, da una costola molto piccola di Eclipse, e anche quello di Arduino, evidentemente. Quindi, se siete pratici di Arduino, o anche se non siete pratici di Arduino, scoprirete che c'è un bottoncino qui, run, che non fa altro che eseguire il codice che noi scriviamo. Quindi, se io ad esempio non scrivo niente, premo run, non è che esplode,
né si arrabbia, se non che crea una finestra vuota di 100 pixel per 100 pixel, questa è la finestrella grigia di default, che è appunto cosa succede quando uno esegue processing senza niente. Questo è il punto di partenza. Se andiamo a vedere di che cosa si tratta, in particolare avevo detto che ci sono una serie di primitive grafiche, come ad esempio possiamo scrivere così a secco un bel ellipse, che è il comando di funzione per fare un ellisse, che prende quattro parametri che sono, i primi due sono le coordinate, gli altri due invece sono le dimensioni. Come vedete la sintassi è Java, ma non ho scritto niente di main, nessun tipo di metodo che servisse inizialmente per fare il setup della mia classe Java. Quando eseguo, appunto fa quello che ho scritto, cioè fa un ellisse alle coordinate 50-50, infatti al centro della finestrella di default, e dimensioni 20 pixel per 20 pixel. Questa maniera di programmare, diciamo, è la versione più naif, procedurale, che possiamo avere in processing, ed è proprio scrivere il codice, un'istruzione dietro l'altra ed eseguirla. Nel campo dei videogiochi questo non c'ha molto senso, però nel campo dell'arte generativa molto spesso quello che vogliamo è eseguire, ad esempio, moltissime istruzioni e poi, finito il processo, abbiamo l'opera d'arte pronta, che può essere ad esempio un PDF enorme con migliaia di disegni dettagliati, e quindi finisce lì il ciclo di vita della nostra applicazione. Però pensate anche ad esempio a un'applicazione, vedremo che ha delle primitive grafiche che permettono anche di fare manipolazioni di immagine, utilizzare modelli 3D e così via. Immaginate ad esempio una semplice utility a linea di comando che serve per creare tutti gli sprite di un gioco isometrico partendo da un modello 3D, ad esempio, no? Quindi può essere usato come se fosse quasi un linguaggio di scripting, cosa scrivi e esegui. Dopodiché il passo successivo, quello per rendere uno sketch, così si chiama, proprio per indicare la natura effimera del software, quindi dei bozzetti, dei schizzi, per fare uno schizzo interattivo non dobbiamo fare altro che aggiungere un metodo setup, e un metodo draw. Come vedete, ripeto, la sintassi è sempre Java. A questo punto ovviamente l'istruzione non può più lasciata fuori, passiamo a questa modalità interattiva. E il metodo draw non è altro che il loop principale che realizza l'animazione costantemente, che viene chiamato costantemente. Se ad esempio usufruisco, oltre a delle funzioni primitive prestabilite, abbiamo anche delle variabili, una specie di variabili d'ambiente, anche questa è una cosa che non è tipica di Java. Queste variabili che si aggiornano automaticamente, che può essere ad esempio mouseX, questa per me già era una, quando ho conosciuto processing, è già stata una prima svolta, no? Perché ho pensato, finalmente c'è sta, capito, una variabile che ospita le coordinate del mouse. È una banalità, però tante volte per ottenere anche quello bisogna sudare. Allora, quindi questo codice che vedete crea questa semplice applicazione dove la pallina che io ho disegnato inizialmente semplicemente viene prodotta dove sono le coordinate del mouse. Adesso vi faccio vedere un altro. Che ore? Provo 10 minuti, no? Sì, 12 minuti. Ok. E vi faccio vedere un altro. Cerchiamo l'arbitro. Ad esempio, se voglio una finestra grande 6,40x4,80, utilizzo il blocco, il metodo setup per definire quello che, quindi non è un loop, ma è quello che viene chiamato all'inizio, all'avvio dell'applicazione. Ad esempio, le dimensioni della finestra, una cosa che tipicamente non cambiano durante il ciclo di vita dell'applicazione, le lanciamo nel setup.
E un'altra cosa che posso fare, ad esempio, è decidere di utilizzare l'accelerazione grafica 3D, quindi poter accedere alla terza dimensione, e con poche linee di codice possiamo quindi fare la stessa cosa che abbiamo appena fatto, però con un po' di grafica 3D. Quindi un secondo che cosa mi ricordo. Ad esempio, in questo caso io ho detto che, cioè esattamente come l'esempio di prima, l'unica differenza è che ho un cubo, quindi un box che segue il mouse. Se ad esempio potrei anche farlo ruotare su se stesso, ad esempio. Quindi avete visto un pochino come questa è un po' la, cioè, quello che si fa quando inizia. Ogni funzione che io utilizzo all'interno di processing, diciamo, se io faccio doppio clic, se io evidenzio una funzione, un metodo, una classe, quello che è, quando clicco col destro posso poi cercarlo nel manuale. E questa secondo me è un'altra peculiarità di processing, è una cosa secondo me è molto utile quando si impara, e appunto abbiamo dei piccoli snippet di codice che è a fianco l'esempio corrispondente, e la cosa figa è che lo snippet dell'esempio è esattamente, cioè c'è anche sempre la visualizzazione di che cosa produce quello a fianco. Oltre, allora, quindi questo è un pochino la base, abbiamo detto un pochino come funziona, dopodiché abbiamo tutta una serie di esempi. Abbiamo tutta una serie di esempi che toccano un po' tutti gli argomenti di grafica e espongono un po' tutte le primitive che abbiamo all'interno di processing. Ad esempio, possiamo fare una prova, per far vedere un'immagine. Questo ovviamente non è per far vedere un'immagine, ma quello che sta facendo lo sketch è leggere un'immagine pixel per pixel e fare una specie di puntuismo, un po' di arte semplificata. Se mi muovo il mouse faccio più grandi o più piccoli i puntini della mia opera. Un altro esempio che volevo farvi vedere è questo. Questo è un po' un test di performance che viene con processing. Questo esempio è particolarmente importante per un motivo molto semplice, che allora, processing da un po' di tempo per la parte 3D utilizza esclusivamente l'accelerazione grafica OpenGL. Quindi ogni volta che usiamo il 3D dobbiamo utilizzare una scheda grafica 3D, cosa che comunque succede nei videogiochi sempre. E quando quello che stanno facendo gli autori di processing nel tempo è implementare quante più funzioni possibili dello standard OpenGL, rendendole però appunto trasparenti all'utente finale. Quello che vedete in particolare è un esempio di una tecnica che ha a che fare molto con l'hardware, ed è la caratteristica che nelle schede grafiche tridimensionate di accelerazione 3D, quando un'immagine, cioè quando una mesh, una forma tridimensionale viene creata in memoria,
memoria e poi utilizzarlo invece di essere creato in tempo reale, hai un vantaggio di performance notevole. E in questo esempio appunto c'è questa tecnica messa in pratica che viene poi confrontata invece con la possibilità di, diciamo, lo stesso esempio, la possibilità di invece disegnare direttamente su schermo le figure geometriche. Quindi per processing, tra l'altro, la sintassi è esattamente la stessa, la differenza è che ovviamente abbiamo una guardia di performance, cerchiamo di disegnare cose immediate. Adesso, se ci sono domande, volete farle subito anche a voi? Oppure magari io. Allora, qual è un altro punto di forza di processing? È un'altra peculiarità. Io per scherzare dico che ho fatto proprio l'utente Mac, cioè proprio la prova l'utente Mac. Anzi, ancora meglio la prova d'artista digitale, che molto spesso ha poca coscienza dell'informatica. Quindi ad esempio le librerie, quanti di voi hanno combattuto col classpath di Java prima di riuscire a far funzionare la libreria? Su processing abbiamo un comodo import library che diciamo attinge da tutte le librerie che io ho installato sul sistema nella mia cartella di processing in pratica, e quando mi serve una nuova posso andare su add library, vabbè non ci sta la connessione quindi, e posso andarmi a cercare la libreria che fa a caso mio e semplicemente cliccando posso installarla. A quel punto posso includerla nei miei sketch. La lista completa delle librerie si aggiorna costantemente, ogni release, e trovate sul sito web dei processi tutta una serie di librerie che vanno dall'arte generativa all'integrazione con i più disparati tipi di hardware, come può essere, non so, il sensore di luce dei computer Apple o i joystick o un'infinità di cose. Alcune di queste librerie sono particolarmente golose e gettonate. Un'altra cosa carina riguardo alle librerie è che finiscono anche loro, cioè quando uno crea una libreria può automaticamente creare una serie di esempi che finiscono nel repository degli esempi. Quindi gli autori di librerie sono imparati a fare la documentazione fatta bene. Tra queste librerie vi faccio vedere un paio, diciamo. Ad esempio BeRigid, allora BeRigid è una libreria che non è altro che un wrapper di JBallet, quindi di un engine di fisica fatto in Java, ed è quindi cioè permette di avere all'interno dei nostri sketch di processing un motore fisico, in questo caso tridimensionale, quindi con tutti i crismi, le molle, le collisioni, in questo caso ad esempio vediamo una specie di forza di attrazione, però ogni corpo respinge gli altri. C'è sempre un po', vedete sempre negli esempi la ricerca di una certa estetica, cioè si vede un po' che viene da un ambiente di artisti, arti storici, ma fa piacere anche questa. Poi faccio vedere un altro esempio sempre fatto con questa libreria. In questo caso sto utilizzando anche un'altra libreria, già che ci sono, che è, allora questa è la libreria di prima, BeRigid, per la simulazione di corpi rigidi, di fisica, collisioni, eccetera, e con un terreno generato, e invece questa griglia, queste coordinate che sono fuori, e la possibilità di girare la telecamera con il mouse, e è un'altra libreria che si chiama ProScene. Davvero interessante perché fondamentalmente fornisce la possibilità di gestire tutta la parte del mouse, i comandi di una telecamera virtuale, e si spinge addirittura alla possibilità di creare
percorsi, cioè noi possiamo fissare delle posizioni per la nostra telecamera. Sto premendo un tasto e poi rieseguire l'animazione che abbiamo creato. Possiamo anche vedete, ci sono le posizioni delle interpolazioni della telecamera che avevo definito poco fa e posso tramite delle manopole posso ad esempio cambiare la traiettoria della mia telecamera e poi dopo riutilizzarla con la nuova traiettoria. E questa libreria ad esempio include anche la modalità in prima persona, quindi per muoversi spostandosi col mouse, non facciamo magari uno sparaputto. Ah, e processing anche con delle librerie di default, come ad esempio quelle installate sono le contributed library. Ah vabbè, c'è anche quest'altra perché è particolarmente interessante per il tema dei videogiochi. Ad esempio questa è una libreria di intelligenza artificiale per processing e questo è solo uno dei tanti esempi che sono inclusi nella libreria e implementa, si chiama AI for Games proprio, ed implementa tutta una serie di algoritmi famosi di tipo pathfinding o folle, gestione delle folle, flogging, queste tipo di cose. Molto utile. Ovviamente la grafica ce la dovete mettere voi. Allora, come vedi sta? C'è il gomito. 5 minuti scherzi. Il notaio mi dice che sono meno di più. Allora, che cosa volevo dire in più? Allora, quindi, perché processing per il game dev? Allora, innanzitutto avete visto ci sono una serie di primitive grafiche. Queste primitive grafiche si spingono fino alla manipolazione dei vertici di una mesh, per esempio, includono le trasformazioni affini, quindi la possibilità di fare fondamentalmente di traslatare, ruotare, scalare il sistema di coordinate e applicare una serie di trasformazioni consecutive, quindi immaginate ad esempio il braccio meccanico dove la trasformazione della rotazione da un braccio si trasmette all'altro segmento del braccio e così via. Ha dei tipi nativi particolari che possono essere ad esempio B-Image, che è il tipo che serve per manipolare le immagini, oppure il tipo B-Shape, che sono le mesh, ma sono anche le figure 2D vettoriali, quindi curve di Bézier e questo tipo. Ha il mitico B-Vector, cioè una classe che serve per che include tutta la geometria dei vettori, quindi ci permette di utilizzare un vettore, cioè per creare simulazioni fisiche o calcolare, non so, immaginare la normale, l'impiano, queste tipo di cose, no? Quindi c'è già la matematica dei vettori dentro inclusa. E possiamo accedere al pixel buffer, quindi questa è una cosa molto interessante perché chi programma normalmente con un linguaggio di alto livello sa che vi è precluso l'accesso ai singoli pixel in tempo reale, mentre invece in processing questo c'è e va anche molto veloce. Certo, in 2D funziona più velocemente che in 3D, cioè se usiamo l'accelerazione 3D c'è tutta una serie di cavoli in mezzo, però se utilizziamo la modalità 2D è molto molto veloce e potreste creare il vostro Photoshop ad esempio.
E i formati supportati, nativamente supporta PNG, JPEG, GIF, dei formati grafici e SVG per la grafica vettoriale e OBJ per quanto riguarda invece le mesh, la grafica 3D. Appunto include l'audio e il video sia in playback che per registrare. Tramite video utilizza GStreamer per conoscere un framework, un layer di illustrazione video. È compatibile con gli shader GLSL, cioè nativamente già dall'interno c'è un'istruzione per caricare uno shader GLSL ed applicarlo alla grafica 3D. È multipiattaforma, sia quando lo scarichiamo, cioè possiamo usarlo su Linux, Windows o Mac, ed è da qualsiasi ambiente possiamo creare applicazioni per qualsiasi ambiente. Essendo fatto in Java, quello che hanno fatto loro è stato creare dei contenitori e io da Linux finalmente, grazie a Dio, posso fare un'applicazione per Windows e per Mac. E esce fuori l'exe per Windows, esce fuori il DMG o quello che è per Apple, e tutto da dentro Linux nel mio caso. E in più è anche disponibile per Android, cioè possiamo esportare le nostre applicazioni essendo Java. Quello che hanno fatto loro di nuovo è hanno creato quello che viene chiamato un mode, cioè una modalità Android, e quando noi prendiamo RAM invece di eseguirlo sullo schermo viene eseguito sul device Android. Col codice è pressoché lo stesso, a meno che non accediamo a funzioni specifiche, come so, GPS o i sensori. Concludo velocemente, superare i processing, cioè perché è buono per i videogiochi? Prima di tutto perché c'è tutte queste cose per fare i prototipi che sono ottimi e hanno anche delle performance discrete. Oltre ai processing perché è molto semplice estendere i processing. Chi è un po' più smanizzato, un programmatore un po' più bravo, se si va a guardare il codice durante i processing scopre che ad esempio possiamo cambiare interamente il renderer dei processing. Cioè utilizzare e mantenere tutta la sintassi, tutte le primitive grafiche, eccetera, poi dire ok, quando stai per fare l'ellipse, quando ricevi quel comando puoi fare l'override del metodo ellipse. E a quel punto ti puoi inventare la tua ellipse, immaginate un renderer che faccia il codice hash su un terminale, ad esempio. E non dovreste cambiare il codice della vostra applicazione, avreste il gioco esattamente identico, lo stesso chiamato. È facile creare delle librerie, per questo stanno nascendo così tante librerie. Basta andare su GitHub e forcare il progetto di una libreria base e poi lì c'è scritto processing e i suoi derivati. Esiste un processing JS che permette di creare sketch processing e eseguirli su una pagina web tramite JavaScript HTML5 anche con le primitive grafiche 3D in particolare. Esiste un processing PI per utilizzare Python al posto di Java nella sintassi. E, tra l'altro compatibile con tutte le librerie Java, quindi scrivete Python e utilizzate le librerie Java e Ruby Processing, quindi pure Ruby. GameAver Library, quello che dicevo all'inizio, io credo che sia... ho già iniziato a lavorare su questa libreria da parecchi anni ormai, anche non so se conoscete moreindustria.org, il ragazzo che è dietro a questo sito che fa videogiochi politici da molti anni, lui finanziò qualche mese di ricerche a me, mi diede un po' di soldi per portare avanti questa libreria e dimostrare se, cioè, se era possibile fare videogiochi con processi invece che con ActionScript, che era il linguaggio che aveva usato lui fino a quel momento, e adesso lui, che è professore in America, usa processi, quindi evidentemente l'esperimento è andato bene e non è stato spreco di soldi per lui. Allora, concludo, vi invito a commentare quello che avete visto, chiedere dettagli eccetera sulla community di CodeMotion, quella tecnica di Google Plus, mi raccomando, quella è per i nerd e più fighi, e ci vediamo lì e ne continuiamo a parlare. Grazie a tutti. Se avete qualche domanda, comincio il massimo. Una domanda assolutamente neutrale e non provocatoria. Ci sono videogiochi fatti con processing? Ah, è una bella domanda.
Sì, me ne ricordo uno, si chiama Pigeon Veris, che l'ha fatto Giorgio. Io ritengo che ci siano molti prototipi, cioè ci sono stati molti prototipi fatti con processi per dimostrare che un concept era corretto, che poi sono, magari sono, hanno switchato a un'altra tecnologia, questo è possibile. Videogiochi fatti proprio con processi che paventano questo non ne conosco per adesso, ma appunto faremo, cambieremo la tendenza. Anzi, è una bella sfida. Facciamo il processing club la prossima regia. Sì, per esempio, ecco. Può essere uno strumento molto utile in genere. Sì, il gem è stato usato. Sì, sì, sì. Anche per la realtà aumentata 2 anni fa. Sì, sì, tanto. Sempre lo stesso. No, però sì, no, in effetti, per esempio l'ultima Clean Web è stata vinta una ragazza con un'applicazione di audio processing, anche in Hackathon c'erano 2 progetti fatti con processing, piano piano si sta facendo strada grazie a un po' di lavoro di gente come me e altri che si stanno mano a mano commentando questo linguaggio. Quindi c'è spazio per tutti. Ci vediamo alla prossima regia. Grazie Massimo, e adesso arriva il mitico Valerio, prima, che invece ci parla, diciamo, dell'antagonista creativo. Che cos'è? Molto costoso. Costoso, per niente open source, dannazione, proprio delizia di chi sviluppa giochi. Ah, non ce l'ho. Il mitico Unity, che sembra, non lo so, insomma, dalle voci che si sentono in giro sembra molto bello, perché è veloce, si riesce a fare di tutto, giochi meravigliosi in pochissimo tempo, anche con la versione gratuita, però quando qualcuno tenta di fare delle cose un po' più complicate comincia a dare le capocciate contro il muro, e Valerio mi pare che ci parla di una situazione di questo tipo. Vediamo un attimo che si prepara. Chi di voi programma videogiochi invece? Tutti, uno. Bugiardo, non so più. Chi di voi gioca ai videogiochi? Bene. Quando vuoi, dicendo. Non lo so. Si vede bene? Sembra sfocata. Fa leggermente fuori fuoco. Questo talk andiamo a vedere un argomento che è abbastanza tecnico, bisogna avere un po' di basi, e ho pensato di scriverlo perché appunto io ancora non ho perso i capelli, ma ce ne ho molti bianchi, specialmente nell'ultimo anno da quando ho cominciato a lavorare con Unity. E andiamo a vedere un po' cosa faccio. Sono web game developer, lavoro per Interactive Project, e i nostri ultimi 2 lavori, questo è lo spazio Marchetta, abbiamo rilasciato World Cup Juggler, che è un giochino per i mondiali, molto semplice, e poi abbiamo rilanciato invece il nostro gioco di punta Overvolt, disponibile su Windows Phone, scaricatelo ora. Perché sviluppare un plugin per Unity 3D? Un plugin per mobile in questo caso. Innanzitutto per accedere a quelle feature native dei device che sono precluse da Unity, quindi senza plugin non ci si può accedere. Per implementare SDK di terze parti, come per esempio per la pubblicità o le statistiche o l'in-app purchase,
per risparmiare o guadagnare denaro, c'è gente che campa con i plugin di Unity, e anche per la crescita personale, perché appunto farne uno è una bella sfida, bisogna avere molte competenze e metterle insieme nel modo giusto. Allora, Unity, in questo caso mi riferisco alla versione 4, ma è così anche nella 5 e probabilmente anche nella 3 che non ho mai visto, la 5 deve ancora uscire, supporta le librerie in C++ attraverso metodi extern, io gli ho fatto un termine probabilmente inventato, esternalizzati, che possono essere chiamati direttamente dal C#, cioè da Unity. Tutti i plugin devono essere messi dentro l'apposita cartella. Quelli per singola piattaforma vanno nella relativa cartella, quindi abbiamo sia quelle per 32 bit, per 64 bit, Android, eccetera, eccetera. Tutto questo è disponibile solo con Unity Pro, quindi dovete pagare. Infatti chi fa i giochi su mobile con Unity Free non può usare i plugin e quindi non, sostanzialmente non guadagna a meno di mettere il gioco a pagamento. Per Unity su iOS quello che si può fare è chiamare metodi di Objective-C esternalizzati. Se la nostra libreria non ha questi metodi esternalizzati, dobbiamo farlo noi, quindi dobbiamo scriverci un wrapper che riguarda tutti i metodi dell'API dell'SDK e va a esternalizzarne uno a uno, quindi un lavoro un po' tedioso che va fatto a mano. Se invece vogliamo ritornare delle informazioni dalle funzioni native, i nostri GameObject, che è l'unità diciamo base di Unity, possono ricevere dei messaggi dal codice nativo, poi vedremo più avanti, è abbastanza semplice. I metodi che ricevono questi messaggi hanno una particolarità, possono avere un solo parametro che deve essere di tipo string. Per quanto riguarda Android, si può usare solamente la Java Native Interface. Per fortuna Unity ci fornisce degli helper, in questo modo ci risparmiamo la fatica di utilizzarla a basso livello. I metodi nativi di Android possono essere chiamati direttamente da Unity, quindi qui non c'è il problema dell'esternalizzazione. Allo stesso modo di iOS, anche qui si ricevono messaggi sui GameObject. In alcuni casi particolari, l'attività principale di Android, non so quanti di voi sviluppano su Android, però deve essere estesa per supportare questi plugin, perché altrimenti non si può accedere alle native di Android. E proprio per questo caso la modifica del manifest dell'applicazione va spesso modificata per aggiungere ricevitori o aggiungere ulteriori activity e via dicendo. Windows 8 e anche Windows Phone 8, anche se qui cito solo Windows Phone, però diciamo che vanno abbastanza in parallelo, è abbastanza diversa come situazione, perché il linguaggio che viene utilizzato è praticamente lo stesso, il C#, quindi si può accedere al codice nativo direttamente da Unity. Per ritornare informazioni a Unity si devono usare delle callback, quindi sembra tutto fantastico e veloce. L'unico problema è che Unity non usa il C# perché è di Microsoft, usa quindi Mono, che è un'implementazione open source, o perlomeno forse un tempo lo era, e si è fermato alla versione 2.6 che non supporta .NET maggiore uguale a 4.0, ovvero tutto Windows 8, tutto Windows Phone. Quindi per utilizzare queste librerie c'è bisogno di scrivere particolari librerie finte che poi Unity in fase di compilazione va a sovrascrivere con la libreria reale. In alcuni casi specifici, che vedremo più avanti, questa cosa è molto facile, in altri invece è molto difficile e tediosa. Ricordatevi che se volete estendere Unity si possono usare gli script Indefined Symbols, che sono molto pratici e anche facili da utilizzare, salvano molte volte situazioni spinose, che le chiamate alle funzionalità native richiedono molto CPU, quindi usatene con parsimonia. Ricordatevi anche di programmare dei risultati finti in modo che potete testare il vostro plugin direttamente nell'editor, cioè potete testare più che altro
l'aggancio dei vari giochi col plugin direttamente nella vita, senza per forza fare build su device che richiede normalmente parecchio tempo e poi magari ti scordati un punto e virgola e non funziona niente. Ogni chiamata nativa che utilizza l'interfaccia grafica lato telefono deve girare nel thread nativo, e invece tutte le callback che tornano su Unity devono essere eseguite nel thread di Unity. Questo è vero solo su Windows Phone, perché negli altri casi abbiamo i messaggi. Ricordatevi anche di testare il vostro plugin su delle app native, quindi senza passare direttamente per Unity, in questo modo risparmiate tempo e riuscite a fare un debug più rapido. E in più c'è la possibilità di includere, e molto spesso serve, le definizioni delle classi di Unity. Per Android il file si chiama classes.jar, per iOS e per Windows Phone è unityengine.dll. Allora, adesso vediamo un'implementazione di un plugin. In questo caso ho barato, ho scelto un plugin facile, anche perché non ci sarebbe stato tempo per farne uno un po' più complesso. E andiamo a vedere il plugin di Flerry per l'analytics, cioè la parte di statistiche sulla vostra applicazione, tipo quanti utenti unici ci sono, quanti sono quelli attivi, il numero di sessioni, anche eventi personalizzati che potete definire voi. In questo caso dobbiamo prendere questo SDK e renderlo accessibile da Unity. Come ho detto prima, Flerry è un po' semplice rispetto all'advertising o all'in-app purchase, bisogna solamente chiamare dei metodi statici. Però per fare questo dobbiamo scriverci dei wrapper per ogni piattaforma. Perché? Perché ogni SDK di Flerry cambia da piattaforma a piattaforma. I metodi sono più o meno gli stessi, però cambia da sempre qualche virgola perché le piattaforme sono diverse. Lì vi ho messo un elenco dei file e delle cartelle dove vanno messi. Nella cartella plugins e basta, l'ultima, va messa la versione finta della DLL, che vedremo poi come si crea. Allora, su iOS, come si era probabilmente intuito, Flerry non è esternalizzato. In più non supporta dictionary string string, che è un tipo generico utilizzato su C Sharp, quindi bisogna trasformare questo tipo di dato in un tipo di dato che l'Objective-C comprende, ma soprattutto che può prendere in ingresso il metodo di Flerry. Quindi dobbiamo inventarci un modo per fare questa trasformazione. Io in questo caso prendo tutti i valori del dictionary e li metto in una stringona unica e poi me la vado a splittare dentro l'Objective-C. Faccio vedere come si dichiarano come esterne queste funzioni. Quindi noi andiamo a scrivere un file di intestazione dove ci mettiamo extern C e poi mettiamo tutti i metodi, non importa che sono tre. E poi facciamo invece il file di definizione dove andiamo a esplicitare ogni funzione, che non è nient'altro che un wrapper della funzione nativa di Flerry. Vedete, per esempio, l'ultima riga del primo metodo non fa nient'altro che chiamare start session di Flerry passandogli la stringa, che, questo è abbastanza importante, deve essere trasformata in UTF-8. Questo lo richiede Unity, che però parla in hash. Invece per il booleano non c'è problema, viene passato così com'è. Per quanto riguarda il dictionary, in quel blocco di codice su cui non mi soffermo viene splittata la stringa, che viene organizzata nel mutable dictionary, che poi viene passato alla funzione nativa. Invece da Unity dobbiamo importarci
Invece dal lato Unity dobbiamo importarci queste funzioni dichiarate come esterne. Quindi la sintassi è quella del C Sharp, l'ho riportata giusto per completezza, perché magari poi se lo vuole guardare a casa. Su Windows Phone 8 abbiamo quella situazione un po' diversa, dove bisogna usare le callbacks e questo plugin vero e finto. Però, come dicevo prima, Flurry è molto semplice, quindi in questo caso non abbiamo da utilizzare logiche complesse o dei tipi di dati definiti da Flurry. Quindi possiamo tranquillamente limitarci a fare la DLL finta e sfruttiamo come DLL vera quella che ci fornisce direttamente Flurry. Quella è la nostra DLL finta. Questa DLL finta è stata generata veramente da una scimmia. Ora vi faccio vedere come si fa. Basta aprire un qualsiasi progetto, che non si vede perché sta sullo schermo, un po'. Così. Ok. Guardiamo, lo zoomiamo. Ok. Importiamo il riferimento a Flurry, digitiamo il primo metodo che troviamo pubblico, poi premiamo F12 e lui ci dà l'esplosione di tutto quello che è pubblico, che a noi ci basta per fare la DLL finta. Quindi questo si copia, si incolla su un file, si mettono le graffe vuote per dare corpo ai vari metodi e abbiamo realizzato la DLL finta. Lì ho anche degli enum che mi sono riportato sempre con la stessa tecnica, in modo che da Unity posso chiamare gli enum senza problemi. Per quanto riguarda Android, anche qui il caso di Flurry è semplice, quindi non vado a scrivermi un plugin complesso in Java, ma mi limito a chiamare da Unity i metodi statici del jar di Flurry. In questo caso vi ho riportato, oltre all'esempio Android, che è quello in blu, vi ho riportato tutto il metodo Unity con le direttive multipiattaforma, per farvi vedere come poi si va a differenziare l'esecuzione di codice di start session per Windows Phone, per Android e per iPhone. Quello che si fa su Android è sostanzialmente andare a istanziare degli oggetti per le classi, se dobbiamo invocare dei metodi statici, oppure andare a istanziare proprio l'oggetto come facciamo sulla seconda riga, e poi dopo si chiama tutto quanto con call static o con call normale, passiamo come primo parametro il nome del metodo e di seguito tutti i vari parametri. Questo è un altro esempio sempre per Android, sempre per completezza. Anche qui abbiamo il problema del dictionary string che dobbiamo convertire in qualcosa che Java e plugin di Flurry capiscono, e in questo caso lo convertiamo in un hashmap. Per i plugin più complessi quello che dobbiamo cercare di fare è scrivere tutta la parte logica sul plugin, perché farlo dentro Unity consuma molte risorse. Quindi come avevo già accennato prima, cerchiamo di fare normalmente un metodo per l'inizializzazione e un metodo per, non lo so, show, per mostrare la pubblicità sulla parte alta dello schermo, solamente che parte alta dello schermo magari glielo diciamo al limit come parametro o direttamente nello show. In questo modo, con due chiamate, riusciamo ad avere una gestione dei banner abbastanza snella. Poi c'è un esempio di come da Android possiamo passare dei messaggi a Unity. Ovviamente dobbiamo sapere a priori il nome del game object, quindi o lo passiamo durante l'inizializzazione oppure lo decidiamo noi che è quello, è fisso, è hard coded, e in questo modo send message riesce a raggiungere il game object. Per le callbacks utilizziamo il delegato action, facendo attenzione che su Unity non può superare i 4 parametri, mentre invece su Windows Phone può arrivare fino a 8. Per quanto riguarda in un discorso generico o per le librerie di terze parti, cerchiamo di strutturare il nostro plugin come un wrapper, quindi cerchiamo di nascondere tutte quelle classi
che sono definite dal plugin o che sono native della piattaforma sotto a dei metodi. Il metodo è più generico, noi da Unity andiamo a chiamare il metodo che magari ci istanzia il tipo di dato Pippo, piuttosto che chiamare Pippo dentro Unity che non esiste, quindi dobbiamo scrivere codice e codice per crearlo e renderlo funzionante. Altro consiglio, tutte quelle chiamate dell'API che appunto hanno dei parametri particolari o sono difficili da riportare su Unity, tipo quelle async di Windows Phone che su Unity non esistono, cerchiamo anche queste qui di grapparle e se non è possibile portarsi il tipo di dato su Unity, cerchiamo di fare un wrapper o un convertitore di dato dentro il plugin. Per esempio, io magari mando dei numeri, mando un intero da Unity e sul plugin mi leggo l'intero e lo converto in maschio, femmina o sesso sconosciuto, per esempio. Per quanto riguarda l'esecuzione del codice sui vari thread, su iOS io onestamente dico che l'ho cercato su internet e ci ho incollato quello perché non programmo su iOS, quindi potrebbe essere giusto come sbagliato, spero sia giusto. Per quanto riguarda invece Android,